ma la vita austera da asceta che condusse per 7 anni lo convinse che a nulla giovava il tormentare il corpo con mortificazione, perché ciò non l'aveva portato a quella liberazione che cercava. Una notte, mentre era raccolto in profonda meditazione, ai piedi di un albero di fico, ebbe la sua illuminazione. Spiegare che cosa voglia dire per un buddista essere illuminato, raggiungere l'illuminazione, non è affatto cosa facile. Tutti i termini che si possano adoperare, come intuizione, folgorazione, eccetera, non sono adeguati a esprimere il concetto di illuminazione. Lo stesso Gautama, il Buddha, si guardò bene dal descrivere l'illuminazione che gli raggiunse mentre sedeva sotto il fico a Gaia. Si narra che, interrogato in proposito, mantenne un nobile silenzio. Dicono dei famosi versi buddhisti: quando ti interrogano curiosi cercando di sapere che cosa esso sia, non affermare nulla, non negare nulla, perché ogni cosa affermata non è vera e ogni cosa negata non è vera. Come potrà qualcuno dire con verità che cosa può essere finché egli stesso non ha pienamente raggiunto ciò che è? Dunque alle loro domande offri il silenzio soltanto. Il silenzio è un dito che indica la via. Buddha, con la sua dottrina, voleva mostrare solo la via verso l'illuminazione e non la proclamò mai una rivelazione, una spiegazione dell'illuminazione. Però se non possiamo dare una definizione dell'illuminazione, possiamo dire a quali conclusioni Buddha giunse attraverso di essa. Siddhartha aveva 36 anni quando ebbe l'illuminazione e da allora fu chiamato Buddha, che significa appunto illuminato. La parola nirvana significa estinzione. Estinzione del dolore e del desiderio di vita che si raggiunge quando, liberandosi dai 3 peccati capitali, odio, cupidigia e illusione, l'uomo, dopo parecchie vite, raggiunge il nulla, che spesso viene paragonato allo spazio vuoto. In realtà è un nulla relativo, poiché quelli che lo ottengono provano una gioia ineffabile, soprannaturale.